Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video di Padel Project Italia. Nel video di oggi tutorial dritto da fondo. Vi state chiedendo come mai c'è voiceover, non c'è l'audio originale della clip? Perché il microfono, nel momento in cui abbiamo registrato, ha deciso di non riprendere l'audio, di non registrare l'audio. Portate pazienza, ma tutte le parti dove c'erano i microfoni, quindi intro, spiegazione tecnica e chiusura, non avranno audio del microfono. Per quanto riguarda la spiegazione tecnica e la chiusura del video, portate pazienza, vi ripeto un'altra volta, cercherò di alzarvi l'audio il più possibile, ci sarà un po' di eco, l'audio non sarà così pulito, non facciamo in tempo a rigirare la parte, ce ne siamo accorti troppo tardi. Spero che comunque il video vi piaccia, quindi fateci domande. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare like, condividere. Cominciamo con il video di oggi. Oggi vediamo il dritto. Innanzitutto l'impugnatura, fondamentale. Classica Continental. Mano quasi alla fine del manico. Vediamo subito l'apertura, la preparazione. A differenza del tennis, dove c'è una ovalizzazione del corpo per dargli poi lo spin, il top spin in avanti, qui abbiamo una preparazione molto più orizzontale, quindi è racchetta bassa, posizione di attesa, preparazione orizzontale. Dobbiamo far vedere il tappo della racchetta al nostro avversario. Questa è la preparazione ottimale. Si può giocare in due modi, anzi diciamo in tre: in close stance, quindi piede per i destri, destro dietro, sinistro avanti, quindi affiancati, col braccio sinistro, è importante che punti la palla. Primo, ci aiuta nella coordinazione. Secondo, se siamo col braccio che punta la palla, ci dà esattamente il punto ideale d'impatto. Quindi braccio teso così, il punto ideale d'impatto sarà a questa altezza. Secondo tipo di dritto è in open stance, quindi quasi frontali. Questo però è un dritto che lo giocano le persone già a buon livello, perché hanno molto più controllo del colpo, quindi non rischiano di perdere il peso indietro. Destro, sinistro, quasi in open stance, quindi così, sempre tappo che punta al nostro avversario e vado a colpire la palla. O se no c'è una semi open, quindi diciamo quasi in diagonale, una via di mezzo tra la close e la open, si chiama appunto semi open. Stessa cosa, sempre braccio più sinistro non dominante che punta la pallina, tappo al nostro avversario e andiamo a fare il colpo. Polso leggermente aperto, non c'è spin, quindi non dobbiamo dare il top spin, il colpo è piatto, va in avanti. Finale non troppo lungo come nel tennis, finale un po' più breve, finisce qua. Preparazione breve, non vado dietro con la racchetta, non faccio questa apertura molto ampia, ma un'apertura molto breve orizzontale, qua. Esercizio statico. Come abbiamo detto durante la spiegazione tecnica, il finale deve essere breve, quindi esattamente il contrario di quello che facciamo noi. Facciamo perché alla fine tutti si portano dei vizi, quindi il finale del colpo potrebbe essere fatto anche meno ampio di quello che facciamo noi. Questo a livello tecnico, come viene effettuato il dritto da fondo. Facciamo all'incirca una ventina di ripetizioni e dopodiché passiamo ad un altro esercizio con i target. Durante il secondo esercizio, appunto esercizio con i target, mettiamo i tubi raccoglipalle in due direzioni. La prima in diagonale, la seconda in centro, per andare a misurare quella che è la nostra mira. Giochiamo anche qui una decina, 15 ripetizioni per ogni target. In questo caso Alessio le gioca da sinistra e io le gioco da destra. Quindi sempre tecnicamente giocato il dritto, come abbiamo spiegato durante la spiegazione tecnica.
Piccolo esercizio dinamico per mostrare il dritto giocato in una situazione di movimento, quindi in una situazione statica come avevo fatto fino ad adesso. Lo fa solo Alessio perché io non mi muovo. Comunque attenzione a tutto quello che è stato detto precedentemente durante la spiegazione tecnica, lo ripeto sempre, introdotto anche in una situazione di gioco dinamica. Vedete il video fino alla fine perché fra pochissimo andiamo sulla parte giocata e poi alla fine un'analisi dettagliata a rallenti del colpo. Ed ecco come vi ho detto poco fa, dritto da fondo in una parte giocata, sempre uno contro uno parallelo, palleggio. Andiamo a riprendere tutto quello che abbiamo detto durante la spiegazione tecnica, tutto quello che abbiamo fatto durante gli esercizi statici e dinamici in una fase di gioco. Notate come il dritto da fondo è uno dei colpi che usiamo maggiormente in fase di difesa, ovviamente, come appunto è ovvio che sia. In questo caso anche facciamo di media un 10-15 palle, rimanete come vi ho detto sempre poco fa, fino alla fine che facciamo una piccola analisi del colpo da vicino. Thank you.
un'analisi del dritto da fondo a rallenti. Che cosa succede quando siamo in una fase di gioco e andiamo a giocare il dritto da fondo? Secondo voi, Alessio, quale tra le posizioni, le coordinazioni che ha spiegato durante la spiegazione tecnica utilizza per giocare il dritto da fondo? Ognuno poi lo personalizza un po', ci sono un sacco di sfaccettature di coordinazione, cioè non è proprio perfetta, precisa per tutti. Piatto, no top spin, no back spin, dritto piatto forte addosso all'avversario. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fateci sapere nei commenti se avete un consiglio per un prossimo video, anche perché abbiamo finito i video tutorial, sono rimasti veramente pochissimi, dopodiché inizieremo con un nuovo format. Vi ringrazio, scusateci ancora per quanto riguarda l'audio, che è quello che è, e noi ci vediamo direttamente al prossimo video. Il video tutorial di oggi è finito, fateci sapere se la spiegazione tecnica è stata chiara. Se avete qualche consiglio per un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi, lasciare like e condividere. Noi ci vediamo la prossima volta.